Ciao a tutti, benvenuti in questo video tutorial su Illustrator. Se vi siete persi il video precedente, vi consiglio di andare a guardarlo perché vi spiego quali sono gli strumenti principali di questo programma e come utilizzarli. In questo video impareremo a disegnare un corpino base. Prima di proseguire con il video, mi farebbe molto piacere se vi iscrivereste al mio canale YouTube e per non perdere i miei video vi consiglio di attivare la campanella delle notifiche. Non dimenticate di lasciare un like al video qualora il contenuto vi fosse piaciuto. Se qualcuno di voi volesse supportarmi, nella descrizione del video troverete il link per fare delle donazioni. Se vi fa piacere, potete seguirmi sui social per non perdere i miei contenuti quotidiani. Prima di iniziare a realizzare qualsiasi tipo di indumento, dovete avere una base di un manichino sartoriale, in modo da avere tutte le linee guida utili per il disegno tecnico. Il manichino ci servirà da template, infatti andremo a ridurre l'opacità di questo livello e lo bloccheremo in modo da non intralciare il nostro lavoro. Ci spostiamo sulla barra dei livelli, facciamo doppio clic sul contenuto del livello. Per comodità potete rinominarlo per non fare poi confusione. Io lo rinomino manichino base. Attivate la spunta su template e regolate la percentuale al 20%. Ora per bloccare il livello basta cliccare in questo punto. Quando ci sarà il lucchetto vorrà dire che il livello è bloccato. Infatti, anche se utilizzate lo strumento di selezione, noterete che il documento non si può spostare. Se vorrete sbloccare nuovamente il livello, basta cliccare sopra il lucchetto. Per iniziare a disegnare il corpino, creo un nuovo livello. Per farlo, clicco su questo simbolo in basso a destra nella sezione dei livelli. In genere gli indumenti sono simmetrici, quindi non occorrerà disegnarli per intero, ma lavoreremo su una metà per poi copiare e incollare la parte mancante. Poi vi mostrerò in un altro video come procedere in caso di un indumento asimmetrico. Per spostare liberamente il nostro documento, dobbiamo schiacciare il tasto H. Comparirà una manina. Questo vorrà dire che potremo spostare il documento. Mentre per zoomare il nostro piano di lavoro basta schiacciare i tasti CTRL più per un zoom in avanti e CTRL meno per un zoom all'indietro. Prendo lo strumento penna e inizio a disegnare la metà del corpino. Quando vedrete la scritta interseca vorrà dire che avrete allineato bene i punti. Per modificare i punti di ancoraggio occorre lo strumento punto di ancoraggio. Come potete notare, accanto ad alcuni strumenti vi è una piccola freccia. Se voi ci tenete premuto, si aprirà una finestra a cui avrete accesso ad altri strumenti. Qui trovate lo strumento punto di ancoraggio. Per cambiare il colore di riempimento del corpino, seleziono prima il corpino e poi vado nella sezione del riempimento colore. Per creare la ripresa, ho eliminato il riempimento per poter vedere il manichino base sottostante. Poi, successivamente, sono andata nuovamente a cliccare sul riempimento. Per modificare la dimensione del tracciato, andate sul pannello Proprietà. Se in caso non avete il pannello attivo, andate su Finestra e mettete la spunta su Proprietà. Nella parte dedicata all'aspetto troverete la voce Traccia. Di lato vi è impostato il valore della traccia attuale. Ovviamente potete modificare con il valore che preferite digitando nello spazio apposito, oppure potete cliccare sulle frecce per ridurre o aumentare la dimensione. Ora seleziono tutto con lo strumento di selezione, vado su Modifica, faccio copia e incolla, clicco con il destro sulla parte appena copiata, vado su Trasforma,
riflessione, in questo caso mi assicuro che sia attiva la spunta su verticale e faccio ok. Unisco questa parte del corpino a quella precedente, facendo attenzione a congiungere bene i punti. Quando apparirà la scritta intesa, vorrà dire che avremo posizionato il tracciato nel punto corretto. Ora dobbiamo trasformare i punti dello scollo e dell'orlo del corpino in un unico punto. Per farlo, prendiamo lo strumento di selezione diretta. Selezioniamo i punti. Clicchiamo con il destro, andiamo su media e selezioniamo entrambi e diamo l'ok. Clicchiamo nuovamente sul punto con il tasto destro e andiamo su unisci. Faccio la stessa cosa per l'orlo del corpino. Come potete notare, non si vede più la ripresa. Questo perché il livello della ripresa è andato a finire sotto al livello del corpino. Se voi cliccate sulla freccia accanto al livello del corpino, vedrete che all'interno ci saranno degli altri sottolivelli. Per comodità potrete rinominarli. Io infatti ho rinominato le riprese. Ora vi basta semplicemente portare il livello della ripresa sopra al corpino. Per creare la curva dello scollo in modo perfetto, vi consiglio di utilizzare lo strumento punto di ancoraggio. Clicco sul punto e tenendo premuto il tasto Shift regolo la curva. Una volta terminato, raggruppo tutti gli elementi. Per farlo seleziono tutto il corpino, vado su oggetto, raggruppa. Questo passaggio serve per unire tutti gli elementi che compongono il corpino. Così, anche se sposterete il corpino, si sposteranno tutti gli elementi di cui è composto. Ora vi mostro come creare la parte posteriore in pochi semplici passaggi. Copiate e incollate la parte del corpino anteriore. Con lo strumento di selezione diretta, selezionate il punto centrale dello scollo e con le frecce direzionali della tastiera direzionate verso l'alto. Posizioniamo la linea centrale della schiena. Con lo strumento penna mi posiziono nel centro del corpino. Mi aiuto con lo strumento di selezione diretta per aggiustare i punti. Bene ragazzi, il video termina qui. Se avete trovato questo video utile, non dimenticate di mettere un like. Per rimanere aggiornati e non perdere i video, vi raccomando, attivate la campanella così riceverete la notifica di quando uscirà il mio video. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!